Allora vediamo l'esercizio che abbiamo fatto la volta scorsa. L'esercizio che era, se ricordo bene, il seguente. Nel piano CD l'unità si compiono le seguenti trasformazioni. Da A a B cambio di isoterma, poi una compressione isobara da B a C, e un riscaldamento isocoro da C a C. Un gas ideale monoatomico e i dati erano i seguenti, se non ricordo male, c'era P1, P2, P1, P2. Allora le pressioni erano ciclo, cioè studiare gli scambi energetici all'interno di ogni trasformazione e poi fare il bilancio globale. Il gas compie lavoro perché aumenta il suo volume. Per calcolare il lavoro abbiamo già visto come procedere, non è un'isobara, quindi non posso usare P per delta V, ma è l'integrale, cioè l'area sotto questa parte di iperbola, quindi vale nRT per il logaritmo naturale del rapporto dei volumi, volume finale VB fratto volume iniziale PA, mentre NRT, che è TA o TB, visto che T è costante, posso anche prenderlo come PA, VA o BB, VB, visto che vale l'equazione di stato. Quindi PA 2 atmosfere, VA 1 litro, per il logaritmo naturale di 2 litri fratto 1 litro, quindi di 2. Qui ho 2 per 1 e litri per atmosfera abbiamo già visto che sono 101 joule. Spero che non serve a ripeterlo. Oggi la lavagna è un po' lenta. Una atmosfera per un litro equivale a 101 joule. Quindi il lavoro dell'espansione isoterma vale 202 joule per il livello naturale di 2. Quindi viene circa 140
140,016 o 02. Che anche il calore è scambiato, perché l'energia interna non cambia quando la temperatura è costante. Ok, dopodiché occupiamoci della compressione isobara da BAC. Caso il lavoro svolto è nulla, da B è negativo, scusate, da B a C la pressione è costante, quindi il lavoro vale pressione per variazione di volume. Il volume passa da 2 litri a 1 litro e la pressione assume due costanti di un'atmosfera, quindi ho un'atmosfera per volume finale 1 litro meno volume iniziale 2 litri, 1 meno 2 fa meno 1, quindi ho meno 1 atmosfera per litro, cioè meno 101 joule. Andare avanti. La variazione di energia interna, anche questa è negativa, la temperatura cambia, è uguale a 3 mesi N R delta T. Qui sfruttiamo il fatto che il gas è ideale monoatomico, altrimenti quel 3 sarebbe stato un altro numero. Notate bene che finora non abbiamo mai usato il numero di moli, non è necessario sapere il numero di moli. Qui posso scriverlo come 3 mezzi nR delta T, temperatura finale meno iniziale, quindi TC meno TB, quindi 3 mezzi NR IC meno NR TB, posso scriverlo come 3 mezzi IC IC meno TB TB, sempre sfruttando le equazioni di stato. Ecco perché non mi serve il numero di moli, quindi questo vale per PC, VC è, non si riesce a recuperare, 1 per 1, quindi è 1 atmosfera per litro, meno 2 litri per atmosfera sono 2, quindi ho meno 1 litro per atmosfera per 1,5, quindi 3 metri per meno 101 joule. Di conseguenza e il calore scambiato si ottiene applicando il primo principio della termodinamica, la variazione di energia interna più il lavoro svolto. Quindi ho meno 151,5 joule meno 101 joule, totale meno 252,5 joule.
perché esaurisce la trasformazione del glicine. Manca l'ultima. Prego. La CIA da un riscaldamento isocoro, la temperatura aumenta ma il volume non varia. Prego. Quindi il lavoro è 0 perché delta V è 0 e quindi il calore scambiato è pari alla variazione di energia interna, il lavoro è nulla. Quanto vale questa? Beh, delta 1 come prima 3 mezzi è in R delta V, quindi 3 mezzi di A meno C. Allora, in A abbiamo 202 joule meno 100 meno C. Col segno più. Bilancio del ciclo, voglio dire la pagina, qui stiamo la trasformazione, qui studiamo il lavoro, qui la variazione di energia interna e qui il calore scambiato. Eventualmente si potrebbe inserire un'altra colonna per indicare il tipo di trasformazione. No. Da A a B c'è l'isoterma, il delta U è 0, L era 140,016 joule, quindi Q anche su 140,016 joule. Questo è più. Poi BC, compressione isovara, il lavoro era meno 101 joule, la variazione di energia interna meno 105,5 joule, Q scambiato meno 252,5 joule. Infine riscaldamento isovara, CA, lavoro 0, variazione di energia interna 151 joule, Q anche. Adesso teniamo solo l'intero ciclo, cioè A, B, C, di nuovo A. La prima cosa da guardare è il delta U. L'energia interna sommando tutte le voci delle varie colonne è 0. E questo è un controllo, perché se non viene 0 abbiamo sbagliato qualche calcolo, perché in un ciclo l'energia interna non deve cambiare, perché è una funzione di stato. Se torno al punto di partenza, l'energia iniziale, interna, iniziale e finale deve essere la stessa. E ne sommiamo i valori dei lavori svolti, il lavoro netto totale, 39 più 39, 0,016 già idem il calore, se sommiamo tutti questi abbiamo lo stesso 39,016 già, e anche questo è un controllo positivo perché all'interno del ciclo se delta U è 0 calore scambiato totale, calore il lavoro svolto totale devono avere lo stesso valore. Ok? La funzione di stato è una funzione, una grandezza fisica che dipende solo dallo stato del sistema, non da come ci è arrivato. Su una funzione di stato, adesso mi è contata una sola, solo l'energia interna. Il lavoro e il calore non lo sono.
perché il lavoro svolto durante una trasformazione dipende dal tipo di trasformazione, non solo dall'inizio e dalla fine. Ok? Per calcolare il rendimento del ciclo, cioè quanto efficacemente questo ciclo termodinamico trasforma energia termica in calore in lavoro meccanico, si calcola questa grandezza che si chiama eta, che è il rapporto tra il lavoro totale netto svolto durante il ciclo fratto il calore assorbito, il calore in ingresso oppure il calore con segno positivo. Nel nostro caso la tabella ci dice già qual è il lavoro totale svolto, che è 39,016 J, mentre per sapere quanto calore ha assorbito la macchina si sommano le parti positive, cioè viene ignorata, per questo è il calore che viene ceduto all'esterno. Per funzionare il ciclo ha bisogno di essere raffreddato. Quindi 140,016 più 151,05 e otteniamo 291,516. Vedete che il rendimento è una grandezza fisica senza unità di misura, perché in Java si semplificano, e viene circa il calcolo del 13%, 13,3%. Da uno stato a un altro, in base anche di un sistema, non importa se. Si chiama funzione di stato tutto ciò che dipende solo dagli stati iniziali e finali. Mentre per esempio, come l'energia interna dipende solo dallo stato A, se è un gas ideale, l'energia interna dipende solo dalla temperatura, non da come il gas arriva in quello stato. Se invece mi interessa il lavoro, è chiaro che questa deformazione o questa compiono lavori molto diversi. Perché? Perché nella prima, in questa verde, il lavoro è tutta quest'area. Il lavoro è l'area sotto trasformazione. Nell'altra invece, in questa, il lavoro è l'area sotto questo, quindi l'area non è la stessa, la funzione lavoro non è una funzione di stato, perché dipende da come il sistema va da A a B. Analogamente il calore, perché il calore è la differenza tra una
funzione che è una funzione di stato, l'energia interna, e una che non lo è, di conseguenza non è una funzione di stato neanche il calore. La loro differenza invece lo è, calore meno lavoro è energia interna, che è una funzione di stato. Okay? Il fatto che il lavoro non sia una funzione di stato è un vantaggio, un enorme vantaggio, perché se così non fosse, se qualsiasi macchina termica, cioè qualsiasi dispositivo in cui utilizza quello di trasformare parte del calore in lavoro, funziona per cicli. Se il calore fosse una funzione di stato, quest'area sarebbe nulla, mentre l'area racchiusa dentro il ciclo, questo è il lavoro totale svolto, sfruttabile, tra virgolette, da quella macchina termica. E lo è perché è una funzione che non è di stato, perché è l'area, diciamo così, sotto la parte superiore del ciclo meno l'area sotto la parte inferiore. Se il lavoro fosse una funzione di stato, che io vada da A a B in un modo o nell'altro, sarebbe uguale, quindi la differenza mi darebbe zero e quindi non esisterebbero le macchine termiche, non potremmo sfruttare. Esistono altre funzioni di stato che però non avremo tempo di trattare. D'accordo? Attenzione, il lavoro in questo caso è positivo se il ciclo viene percorso in senso orario. Perché se viene percorso in senso antiorario, allora le aree sono da B ad A, che è l'area verde, okay, e l'area gialla da A a B. Ma il lavoro da B ad A, essendo una compressione, conta in negativo. E l'area verde, essendo più grande di quella gialla, ha prevale, quindi il totale è negativo. Quindi se percorre in senso anti-orario il ciclo, quella è una macchina che consuma, che assorbe il lavoro meccanico. Cosa potrebbe essere un aggeggio che funziona in questo modo? Esistono? Quale? La macchina termica standard per il motore dell'automobile sfrutta l'energia, il calore fornito dalla combustione della benzina, parte del calore fornito dalla combustione della benzina viene trasformato in energia meccanica in lavoro, e parte viene ceduto all'esterno mediante il sistema di raffreddamento. Se il sistema di raffreddamento non funziona, la macchina fonde e voi rimanete, si rimane a piedi. Il raffreddamento è essenziale. Esistono dispositivi che funzionano in modo inverso, che prendono calore, sottraggono calore all'ambiente, sfruttano energia meccanica o energia di altro tipo e cedono calore a un altro. Questo dispositivo è un dispositivo reale, secondo me ce l'avete quasi tutti a casa. Frigorifero. Il frigorifero è un condensatore d'aria. Utilizza energia che non è meccanica, è elettrica, ma viene convertita in meccanica. Assorbe calore da un ambiente, la stanza o l'interno del frigorifero, e cede calore all'esterno. Quindi se il frigorifero rimane chiuso, sfrutta l'energia elettrica al posto che la meccanica e riscalda l'ambiente raffreddando l'interno del frigorifero. Il condizionatore cosa fa?
fa lo stesso con la stanza, prende l'aria della stanza, la raffredda sfruttando energia che viene dall'esterno, energia elettrica, e cede calore all'esterno e funziona come un ciclo inverso. Okay. Cos'è l'equilibrio termodinamico? Quando posso dire che è un sistema in equilibrio? L'equilibrio termodinamico è una situazione ideale in cui il sistema, ad esempio il gas nel contenitore, nella bombola, ha le stesse caratteristiche in tutte le sue parti, quindi stessa densità, stessa pressione, stessa temperatura. Per cui posso parlare di pressione, temperatura del sistema. Ok? Cosa che normalmente è difficile che accada. L'aria nella stanza non è in equilibrio termico normalmente, perché vicino al termosifone è più calda. Quindi la densità dell'aria è più bassa, la temperatura è più alta e via dicendo. E mentre nella zona più alta la temperatura è più bassa, perché è importante l'equilibrio termodinamico? Perché è il solo stato che io posso rappresentare, perché se un sistema non è in equilibrio non posso darne le grandezze che ne caratterizzano lo stato. Finché il sistema non ha raggiunto lo stato di equilibrio non posso dire qual è la sua temperatura, perché non è definita. Quando queste cambiano, cioè se lo stato cambia, dico che è una trasformazione, e la trasformazione è ideale se procede per stati di equilibrio, cioè se posso rappresentarla per tutti gli stati intermedi. Questo succede se ovviamente è abbastanza lenta, in modo tale che un'eventuale variazione abbia tempo di distribuirsi in tutto il sistema. Le trasformazioni reali non sono rappresentabili in questo modo. Spiega cos'è una trasformazione quasi statica, l'abbiamo appena detto. Una trasformazione che procede per stati di equilibrio, quindi è molto lenta, dove la differenza tra uno stato successivo è infinitesima. In modo tale che, ripeto, il sistema ha tempo per adattarsi alle nuove condizioni. Oppure enuncia il primo principio della termodinamica illustrando il significato dei simboli che compaiono nell'equazione che esprima tale principio. Calore scambiato, Q, è uguale a delta U più L. Q è calore scambiato, si intende positivo del sistema. Delta U è la variazione di energia interna. Si intende positiva se aumenta, è del lavoro svolto dal sistema. Quindi se io comprimo un gas, il lavoro è negativo, perché il gas subisce il lavoro, si comprime. E la relazione, primo ciclo termodinamica, esprime il principio di conservazione dell'energia. Ed è valido, si applica
a tutte le trasformazioni, non solo quelle ideali e non solo ai sistemi come il gas ideale, anche un solido, un liquido, quello che volete voi, cioè non un gas ideale, un gas reale, un sistema reale, obbedisce a quella legge. Quindi è una validità molto più generale rispetto a quello dove l'abbiamo utilizzato. Ok? La differenza è che la trasformazione reale non posso rappresentarla, ma gli stati iniziali e finali sono normalmente anche in quel caso ben definiti. Illustri il concetto di energia interna di un sistema termodinamico nei suoi vari aspetti. Cosa si potrebbe dire? Energia interna, energia interna, due parole chiave. Interna cosa significa? Interna è legato alle componenti microscopiche del sistema. Nel caso di un gas ideale, monoatomico per esempio, l'unica energia microscopica è l'energia cinetica. L'energia interna è data dalla somma di tutte le energie cinetiche di ogni sua parte, nella fattispecie di ogni sua molecola o atomo. Se il gas è ideale, l'energia interna è solo cinetica. Invece un gas reale ha costituenti, atomi, molecole che siano, che interagiscono tra di loro. Quindi oltre ad oscillare o a muoversi, hanno anche delle forze l'un con l'altro a cui è associata l'energia potenziale. Questa forma aggiuntiva di energia entra nell'energia interna. E quindi, ahimè, è più difficile calcolare per un sistema reale, ma si può fare. Con un'espressione un po' più complessa. In quel caso l'energia interna consta sia della parte legata all'energia cinetica che della parte legata all'energia potenziale dell'intero sistema di tutte le sue componenti. Ok? E è una funzione di stato anche per i sistemi reali. Cioè dipende dallo stato in cui si trova il sistema, non da come ci è arrivato, non da quali trasformazioni ha subito. E posso anche vederla girando il primo principio della termodinamica come la differenza tra in una trasformazione l'energia interna, la sua variazione è data dal calore assorbito a cui tolgo il lavoro svolto dal sistema, delta U uguale a Q meno L. Posso vedere il primo principio anche in questo modo. Okay. Tutto chiaro? Sono domande?